Buongiorno, oggi ci troviamo in via Siderno 2, a due passi da via Suzzani, e andiamo a vedere un appartamento all'interno di questa via privata molto tranquilla e poco trafficata, all'interno di questo cortile, un appartamento al secondo piano che è composto da due locali oltre servizi. L'appartamento è molto particolare, ha tutte le travi in vista e lo andiamo a vedere insieme. Eccoci qua, entriamo nella zona giorno. Abbiamo sulla sinistra lo spazio living, lo spazio per il tavolo sulla destra e in fondo l'angolo cottura che rimane leggermente separato. Qua ci troviamo nella zona cucina che è leggermente divisa dalla zona living da questo muretto basso. Qua troviamo disimpegno che divide la zona giorno dalla camera e il bagno che andiamo a vedere. Siamo nel bagno che ha box doccia, i due sanitari, lavandino e in fondo un comodissimo spazio per la lavatrice. Qua ci troviamo nella camera che ha due punti luce sopra il letto e anche questa molto caratteristica e particolare con queste travi in legno a vista. Allora, oggi abbiamo visto questo appartamento che è un caratteristico bilocale al secondo piano che è di circa 55 metri quadri, composto appunto da zona giorno con angolo cottura, disimpegno con bagno e camera matrimoniale. L'appartamento ha fornito di riscaldamento autonomo più a split dell'aria condizionata sia nella zona giorno che nella zona notte. Molto particolare con queste travi a vista veramente caratteristiche. Allora, oggi abbiamo visto un appartamento di due locali oltre servizi, posto al secondo piano in questa tranquilla palazzina che rimane all'interno di un cortile molto tranquillo e silenzioso in via Siderno 2. Siamo in una zona ben collegata, molto residenziale e comoda per tutti i servizi principali di Milano. L'appartamento che avete visto potete trovarlo sui nostri social o sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it, oppure potete venirci a trovare nelle nostre sedi di Milano, via Molino delle Armi 3, San Giuliano Milanese via Massimo Gorchi 8 e San Donato Milanese in via Morandi 23. Vi aspettiamo!